Nasce in Toscana un centro per i più piccoli con patologie cardiologiche. Si tratta del Centro Regionale di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica. Questo progetto vede la luce grazie all'alleanza tra l'ospedale pediatrico Meyer e la Fondazione Monasterio, istituto dedicato alla cura del cuore dal neonato all'anziano. Il protocollo d'intesa è stato firmato con la Regione Toscana, un accordo a cui le due realtà ospedaliere hanno lavorato anche durante l'anno e mezzo di pandemia di Covid-19. Un centro congiunto, quindi è veramente una visione innovativa anche di sistema, del sistema sanitario pubblico, perché parte proprio dando centralità al cittadino, alle famiglie, in questo caso ai bambini, che spesso devono faticare a capire quali percorsi fare quando ci sono complessità come quelle cardiochirurgiche e di cardiopatie congenite. Lo scambio di informazioni, professionalità, competenze e tecnologie tra Meyer e Fondazione Monasterio ha l'obiettivo di creare un sistema virtuoso per dare risposte migliori ai bisogni di salute dei piccoli con patologie cardiologiche di tutta la Toscana, ma anche a quelli di altre regioni. Perché Meyer e Monasterio, tra l'altro, sono due realtà completamente informatizzate, condividono la stessa cartella clinica, e sarà, a mio avviso, il terreno fertile per poter introdurre nuove innovazioni tecnologiche, parlo del teleconsulto ad esempio, e questo favorirà e diffonderà le conoscenze e le competenze di questo centro in tutta la regione. Deve diventare il centro un patrimonio della regione toscana per promuovere ulteriormente la rete pediatrica regionale e anche l'integrazione col territorio.